Per cuore giallo-blu finisce il derby, finisce bene per Torino, ribalta la situazione. Avevo il piacere di parlare con Paolo Terzolo e con Paolo Terzolo approfittiamo di chiedergli innanzitutto un commento sulla partita e un commento sulla stagione e qualche previsione futura, magari visto questi innesti di Davide Bruttini e ci sono anche i tifosi personali. Ma direi che oggi abbiamo dimostrato che se giochiamo di squadra veramente siamo difficilmente battibili. A Verona siamo partiti male, poi abbiamo recuperato grazie alle individualità. Oggi probabilmente hanno lasciato a casa tutti i nostri giocatori l'obiettivo personale e hanno pensato all'obiettivo comune, che era quello di vincere la partita. Io ripeto, da quando seguo il basket ho sempre visto che è il collettivo che può vincere un campionato, il singolo ti può far vincere una partita, per carità, se lui fa 38 probabilmente ti fa vincere la partita. Poi glieli tolgono. Poi glieli tolgono, ma adesso a prescindere da questo direi che oggi ho visto veramente una squadra che sapeva giocare, che sa giocare e che aveva voglia di vincere, quindi sono particolarmente contento e soddisfatto. Oggi dobbiamo dire, in realtà è un po' di partite che se lo stiamo riscontrando a volte meglio, a volte peggio, ma Torino sta veramente prendendo una grossa identità, dobbiamo dare merito anche a Luca Becchi, è arrivato con qualche scetticismo magari dalla piazza, invece credo che sul campo stia guadagnando, credo, anche il rispetto del pubblico e probabilmente anche della società per questo lavoro che sta facendo. La squadra sta dando comunque un segno di avere una forte personalità, identità e unicità di intenti. Questa squadra dà l'idea di voler vincere. Ma insomma, quando abbiamo costruito sia lo staff che la squadra all'inizio dell'anno l'obiettivo era uno unico, quindi non mi stupisco che adesso tutti stiano rispondendo per il motivo per il quale sono stati coinvolti in questo progetto. Io dico sempre che abbiamo un ottimo attacco, se cresciamo ancora quel briciolo in difesa siamo imbattibili. Io ci provo a fare la domanda, mal che vada tu mi rispondi o non mi rispondi. La PMS di questa sera, tolto Bruttini, è l'ultima versione di questa squadra? Ma è difficile dire se è l'ultima versione, perché gli incidenti sono dietro l'angolo, perché le possibilità sono dietro a due angoli. A me il roster di oggi piace tantissimo, vorrei che diventasse il roster con quale finiamo il campionato, ma è la stessa cosa che avrei detto a una domanda fatta di questo genere al 15 di settembre. A me piace finire nello stesso modo in cui iniziamo, perché comunque tu puoi prendere il giocatore più talentuoso del mondo, ma inserito in un gruppo che è ben amalgamato e oggi ha dimostrato di esserlo, che ha sopportato anche qualche deficienza di qualche giocatore che magari non è entrato subito in palla, che però lo ha aspettato, gli ha dato anche la possibilità di fare dei tiri e prendersi delle iniziative, direi perché andarlo a rovinare ulteriormente. Ultima domanda, così più leggera se vogliamo, in questo campionato così strano con squadre che si trasformano magari da tutto a niente in un secondo, abbiamo un esempio nel prossimo impegno che per alcuni è stato molto facile, per noi probabilmente sarà molto difficile, perché Napoli sembra aver trovato una quadra, non è più la Napoli di un mese fa con qualche problema magari di giocatori, sarà una partita molto dura penso quella del Palabarbuto. Ma io sono dell'idea che è chiaro che il risultato sarà più difficile ottenerlo, ma è sicuramente più stimolante partire e giocare con la consapevolezza di giocare con una squadra che è a posto, che ha il completo di roster, che ha voglia di vincere, piuttosto che partire e andare a giocare contro l'Under 19 di qualsiasi società che essa sia. Per la bellezza e il piacere di vedere questo sport, quindi gli spettatori hanno pagato anche abbonamenti per vedere delle partite di pallacanestro, quindi noi ci auguriamo di vedere in realtà sportivamente sempre le migliori formazioni possibili qui al Palaruffini, perché oggi la gente è venuta, si diverte, la gente viene per vedere la pallacanestro e Torino vincere. Oggi ci sono state egregiamente entrambe le cose. Sì, e spero anche che le partite fuori abbonamenti siano veramente tante, così vi spillo altri soldi. Allora mettete i soldi da parte, rompete il porcellino che Terzolo forse ha qualche idea, magari cosa ti servono tutti questi soldi per l'anno prossimo? Ma sai, bisogna finire le stagioni, quindi i soldi servono sempre. Prossimo anno saranno 5 americani, giochiamo 3 più 4 o 5-5? Ma il prossimo anno vediamo come finisce questo e poi decidiamo cosa fare. Innanzitutto direi che quest'anno una ulteriore soddisfazione probabilmente ce la prendiamo, perché
Credo che saremo l'unica società che probabilmente porterà due squadre alle finali di Coppa Italia, perché anche col femminile siamo in procinto di guadagnarci la possibilità di fare le Final Four di Coppa Italia, visto considerato che mi risulta, se però l'informazione è sbagliata chiedo scusa, che si giocheranno anche queste a Rimini, vuol dire che i nostri tifosi potranno godersi anche un pezzo di basket femminile. Allora lo diciamo che la PMS femminile ha battuto Sesto San Giovanni prima ed è fresca vincitrice anche della vittoria di 4 contro Genova, che erano, diciamo, le squadre insieme a Broni forse più forti di questo campionato. Sì, assolutamente sì, e ne sono anche contento. Tra altre cose stanno arrivando due rinforzi, una l'abbiamo già firmata, la seconda è molto vicina alla firma, e quindi diciamo che faremo di tutto col femminile di tentare la stessa cosa che tentiamo con i maschietti. Di fare partite fuori abbonamento. Di fare partite fuori abbonamento. Ciao a tutti da Fabrizio e Paolo, che il prossimo anno non diciamo niente. Il prossimo anno ci divertiremo. Ciao. Grazie.